bangi di dem te buñu fi bañu dess désert bi assimio axolo frère. Ho ascoltato i loro racconti e mi sono reso conto che questi racconti bene o male avevano tutta una parte che nel nostro immaginario collettivo non aveva una forma visiva, nel senso che tutto il viaggio che loro fanno attraverso il deserto, attraverso la Libia, anche parte del mare, no? In realtà è un viaggio che noi conosciamo poco, visivamente quasi per nulla. Siamo abituati a vedere l'arrivo dei barconi, a volte questi migranti che vengono salvati, a volte no, la conta dei vivi e dei morti, abituati a considerarli come numeri, e invece il film prova a raccontare questa storia da un'altra angolazione, cioè in una sorta di controcampo. Siamo abituati a vedere la macchina presa puntata dall'Europa verso il mare, verso il mar Mediterraneo, ma non siamo abituati a vederla puntata dall'Africa verso l'Europa, dalla loro angolazione. E è stata chiaramente una sfida complessa, perché innanzitutto perché io non sono africano, certo. E quindi sono entrato in una cultura che non era la mia, però mi sono fatto aiutare da loro continuamente, sia in fase di scrittura che in fase di riprese, sul set, dietro il monitor, e loro mi hanno guidato con i loro racconti, con le loro testimonianze, con le loro esperienze, e io ho cercato di mettere a loro servizio il mio sguardo, le mie capacità, insomma, anche tecniche. Donc c'est du non wax ak man keur da bëggon dem, donc c'était des pipeaux diglu won ci yow man ni may wax ak yow. Parlo di due ragazzi che in fondo inseguono un sogno, che è quello di arrivare in Europa. Un sogno legittimo, sono due giovani che tutto sommato non sanno darsi una risposta al perché dei loro coetanei possono venire liberamente nel loro paese, e parlando anche spesso la stessa lingua, il francese, e loro invece devono rischiare la vita per andare in Europa. Quindi fondamentalmente è una domanda dove ognuno di noi si può riconoscere, cioè ognuno di noi ha avuto anche in gioventù il desiderio di conoscere il mondo, di andare, io personalmente, di andare in America o all'estero. Quindi fondamentalmente la loro storia è una storia che è vicina a chiunque, soltanto che nel caso loro, per affrontare questo viaggio, questa esperienza, devono rischiare la vita, devono affrontare prove che spesso sono prove mortali. Il film in realtà non è un documentario, cioè un film di finzione, e quindi abbiamo scelto volutamente di raccontare questa storia come una grande avventura epica, perché poi loro sono i portatori dell'epica contemporanea, solo loro, quindi una grande avventura epica, quasi una odissea contemporanea, cercando di fare un film che potesse essere appunto anche accessibile ai giovani. C'è un'avventura, una giovane che immagino, magari spero che lo vedranno nelle scuole, così possono identificarsi in questi ragazzi e magari sensibilizzarsi e capire soprattutto anche che privilegi hanno, giovani ma anche meno giovani, quindi insomma che privilegi abbiamo rispetto a loro, e mi auguro anche che venga visto in chissà, magari nelle scuole in Africa o in Africa, per mettere in guardia i ragazzi, o giovani o meno giovani, dai pericoli a cui vanno incontro, no? Farglieli vedere, perché loro li sanno che rischiano la vita, però non una cosa è saperlo e una cosa è vederlo. Io voglio andare tutti in Europa. L'Italia voglio andare. Sunu gay mbokon daw ci ci mazi ngene estade mak to bu xonku tour bu ci xonku loko signal bu xonku tour ngey signal autographe. Ci abbiamo messo anni per realizzarlo questo film, poi le riprese sono durate 3 mesi, è stato un viaggio molto molto intenso, dove vivevamo insieme agli attori il viaggio
con loro. Poi gli attori proprio in realtà non sapevano neanche, cioè non gli ho mai fatto leggere la sceneggiatura. Cioè gli raccontavo giorno per giorno, no? Come una specie di racconto orale, perché poi gli raccontavamo le scene in Wolof, quindi che è una lingua orale. Quindi l'interprete gli raccontava giorno per giorno sul set quello che sarebbe accaduto, che avventura ci sarebbe stata quel giorno. E loro la vivevano, quindi non sapevano in realtà i loro personaggi che fine avrebbero fatto. Li vivevano giorno per giorno ed io insieme a loro. Costantemente poi cercavo di capire anche se quello che noi avevamo scritto corrispondeva un po' poi al loro stato d'animo mentre lo vivevano, quindi verificavo continuamente che loro fossero, come dire, dentro e sentissero le scene che noi avevamo ipotizzato, ecco. Di ricordi ne ho tanti, belli, meno belli, perché poi sono, come sempre, quando fai un film d'avventura ci sono affronti anche pericoli, rischi, che magari la jeep si cappotta o una rissa in mezzo al mare, per sbaglio uno ha dato un pugno a un altro ed è nata una rissa in mezzo al mare con molti migranti che non sapevano nuotare, col rischio che qualcuno potesse anche morire. Di rischi ce ne sono stati tanti, però è come se in qualche modo c'è sempre stato dall'alto qualcuno che ci ha protetto.